Amici di Ranza, benvenuti ad una nuova puntata dello spazio dedicato al calcio spagnolo. La penisola iberica sarà terra di campioni, con tre squadre spagnole e una portoghese a disputarsi la vittoria della Champions League e dell'Europa League. Partiamo dalla Coppa dalle grandi orecchie, la più ambita. Madrid è in festa per lo storico derby cittadino che si disputerà a Lisbona il 24 maggio. Come diceva Rummenigge, è bruciata a Monaco, titolo ripreso dal quotidiano AS dopo l'incredibile 4-0 del Real Madrid in casa del Bayern che li qualifica per la finale. Con una doppietta di Sergio Ramos e una di Cristiano Ronaldo, che con 16 gol è diventato il massimo goleador in una sola stagione di Champions, la squadra di Ancelotti vede più vicina alla decima e torna in finale dopo 12 anni, anche se perderà per squalifica Xabi Alonso. Distrutto il nemico Guardiola, contestato dai tedeschi per la sua filosofia di gioco, i merengues affronteranno ora l'Atletico Madrid di Simeone, che ha compiuto un altro capolavoro a Londra contro il Chelsea di Mourinho. Da Madrid al cielo titola invece AS per celebrare il sogno colchonero. L'Atletico ha cominciato subito male, incassando un gol dal suo beniamino Fernando Torres, ma i colchoneros non si sono dati per vinti, pareggiando con Adrián, un gol che già li mandava in paradiso. Il disastroso ingresso di Eto'o nel secondo tempo e la prestazione maiuscola di Coca e Miranda hanno completato la rimonta, siglata da due dei suoi uomini simbolo, Diego Costa e Arda Turan. L'Atletico torna in finale, la seconda della sua storia a 40 anni di distanza dall'ultima volta, dove perse contro il Bayern Monaco, una sconfitta che nonostante tutto fu meno amara per la partecipazione insolita alla vittoria nella Coppa Intercontinentale. Se la Champions è un affare tutto madrilegno, c'è un'altra squadra spagnola che lotta per vincere l'Europa League. Si tratta del Siviglia, che con un gol all'ultimo respiro di Mbia ha eliminato il Valencia, che aveva ribaltato il 2-0 dell'andata. Gli uomini di Pizzi vincevano per 3-0, quando una disattenzione nel finale ha regalato la vendetta perfetta a Unai Emery, ex allenatore della squadra CE. Nell'altra semifinale il Benfica ha eliminato la Juventus pareggiando 0-0, nello stadio dove il 14 maggio si disputerà la finale. I portoghesi, alla loro ottava finale europea, sfideranno la maledizione di Gutmann, l'allenatore ungherese che dopo aver vinto due Coppe d'Europa 52 anni fa, nel momento dell'addio al club disse che non avrebbe più vinto senza di lui. Torniamo ora alla Liga, perché il titolo è ancora in gioco, anche se, con la vittoria contro il Valencia, l'Atletico è a soli 6 punti dal proclamarsi matematicamente campione. Il gol di Raúl García al Mestalla ha permesso agli uomini di Simeone di conservare la testa della classifica. Ricordandovi che nell'ultima giornata ci sarà la sfida al Camp Nou contro il Barcellona, l'Atletico dovrà affrontare due finali, la prima in trasferta contro il Levante e poi il Malaga, per riuscire a festeggiare il decimo titolo al Calderón. Il Real Madrid insegue con una partita in meno, ma ci crede ancora, come dimostra la vittoria per 4-0 contro l'Osasuna. Due di Cristiano, uno di Ramos e uno di Carvajal, che poco a poco si sta conquistando il posto per il Mondiale con la Spagna, hanno messo al tappeto una squadra al bordo della retrocessione. Il Barça è riuscito a ribaltare il 2-0 del Madrigal nell'emotivo ultimo saluto a Tito Villanova. Gli uomini di Martino, grazie a due autogol e il solito Messi, hanno ottenuto una vittoria che li mantiene ancora in corsa per il titolo. Diamo uno sguardo alla classifica, con l'Atletico ancora in testa a 88 punti, seguito dal Barcellona a 84 e dal Real Madrid a 82. In questa 36esima giornata gli uomini di Simeone torneranno a Valencia per sfidare il Levante, mentre l'altra squadra valenciana affronterà il Real Madrid al Bernabéu, con il Barcellona che ospiterà il Getafe. L'episodio di giornata è una banana lanciata a Dani Alves dagli spalti mentre stava per tirare un calcio d'angolo. Il brasiliano, con molta classe, ha tolto importanza all'accaduto, raccogliendola e mangiandola in pezzo. Un gesto che è diventato subito cult, con i calciatori e rappresentanti dello sport che hanno invaso i social network, immortalandosi per dire basta al razzismo. Per oggi è tutto, vi aspetto la prossima settimana. Un saluto da Valentina Porco.